Si chiama Michela, la prima nata nel 2015 nel Vallo di Diano. La cicogna si è fatta attendere per dare la prima gioia al nostro territorio e dopo aver trascorso il 1° gennaio a riposo, il giorno successivo ha deciso di farsi viva dalle parti dell'ospedale pollese. Michela, figlia di Marco e Marianna, infatti è venuta alla luce il 2 gennaio, alle 10.45 circa, nell'ospedale Luigi Curto di Polla, un nome che identifica anche il luogo d'origine della famiglia e della nascitura, ovvero Sala Consilina. È stata così festa grande nel reparto di ostetricia e pediatria a Polla. E dopo Michela sono stati altri 5 i bambini venuti alla luce fino a questo momento, con famiglie arrivate anche da fuori regione, come nel caso di genitori di Moliterno, in Basilicata. Un fiocco rosa quindi apre il 2015, con l'auspicio che l'attenzione verso le donne possa essere ancora più importante nel Vallo di Diano e non solo. Ai genitori dei nominati e ai bebè, anche gli auguri della redazione di Italia 2.